Signor Ministro, autorità, magnifico Rettore, gentili ospiti, ci tengo a rivolgere il più caloroso saluto degli studenti a voi e a tutta la nostra meravigliosa comunità accademica, studenti, ricercatori, docenti, tecnici amministrativi e personale tutto. Quando mi è stato comunicato il tema della cerimonia, la quarta rivoluzione industriale, non ho potuto fare altro che pensare all'esaltante tempismo con cui è stato avviato quello che mi piace definire il rinascimento del sistema universitario italiano. Il numero di studenti che proseguono gli studi, infatti, è in costante aumento. L'abolizione del numero chiuso e l'importante programma di reclutamento hanno prodotto enormi benefici sull'intero sistema. In merito, certamente, va anche alla gratuità dell'istruzione universitaria e agli importantissimi programmi di welfare per quanto riguarda residenzialità, trasporto pubblico e accesso culturale. Credere nell'università ha funzionato ed è il paese intero a guadagnarci. La disoccupazione, specialmente quella giovanile, è oramai prossima allo zero e l'ultima riforma del mercato del lavoro ha ridato alla nostra generazione la stabilità necessaria per immaginarsi un futuro. Questo è il discorso che tutti vorremmo ascoltare, quello che avrei voluto fare oggi. Come ben sapete, però, la situazione che stiamo vivendo presenta alcune differenze. Nonostante i dati mostrino un ateneo in crescita e in controtendenza rispetto alle medie nazionali, il Politecnico di Torino è parte integrante del sistema educativo del paese e specialmente oggi non possiamo rinunciare a riflettere sullo stato di tale sistema. Nonostante l'università soffra di una gravissima carenza di risorse, dobbiamo avere il coraggio di denunciare che nessuno dei governi che si sono susseguiti negli ultimi anni ha realmente voluto invertire la rotta. Esistono ancora dei vincoli di turnover, gli stessi che hanno causato un drastico calo della docenza e che hanno reso il precariato una realtà sempre più stabile. Meno professori significa minor capacità ricettiva e una peggior qualità di ricerca e didattica. Il punto forse più grave, però, è che sempre meno studenti decidono di investire nel proprio futuro. Rimaniamo l'ultimo paese europeo per percentuale di laureati, ma quello oramai ci stiamo abituando. Le immatricolazioni, però, sono in costante calo da anni. Davanti ad una simile situazione, anziché favorire la transizione dalla scuola superiore all'università, vediamo spuntare in tutta Italia sempre più restrizioni all'accesso, che hanno l'unico effetto di distruggere i sogni di un'intera generazione. Tra le cause dell'abbandono scolastico c'è sicuramente la situazione economica delle nostre famiglie. Occorre infatti rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono una concreta libertà di accesso ai saperi. In un contesto simile non possiamo rimanere tra i primi paesi europei per tassazione universitaria pubblica. Il tutto viene accompagnato da politiche che, anziché risolvere il problema, favoriscono la, come dire, transizione da una condizione ministeriale che pone gli atenei nella perversa situazione di ottenere più fondi statali aumentando le tasse degli studenti. Il tutto accompagnato da un sistema di diritto allo studio sottofinanziato e zoppicante, capace di creare la figura tutta nostrana dell'idoneo non beneficiario. Queste sono solo alcune delle miopi politiche intraprese negli ultimi anni che guardavano all'immediato risparmio ignorando totalmente il domani. Dobbiamo cambiare rotta nel più breve tempo possibile, perché in questo preciso momento storico più di ogni altro l'università deve avere un ruolo fondamentale per la nostra crescita come società. E non parlo di una crescita economica, qui c'è in gioco molto di più: la nostra cultura, la nostra coscienza collettiva, la nostra capacità di stare al passo con i tempi e la possibilità della nostra e delle future generazioni di trovare liberamente il proprio posto nel mondo. Emancipazione collettiva e realizzazione personale. Dobbiamo fare estrema attenzione a questo aspetto, perché impacchettare il precariato come flessibilità non ci eviterà le sempre più crescenti tensioni sociali dovute all'instabilità. Abbiamo la fortuna di avere un capitale umano di grandissimo valore, forse uno dei migliori.
Per il funzionamento del sistema però occorrono importanti investimenti e, come nel nostro caso specifico, spazi adeguati alle necessità. Inoltre, dobbiamo scrollarci di dosso tutte quelle meccaniche escludenti in nome di una meritocrazia che troppo spesso è stata unicamente maschera di un progressivo e costante definanziamento. Non dobbiamo mai dimenticarci, mai, che la qualità di un sistema universitario non dipende dal numero di premi Nobel o dalle sue ricerche di punta, bensì dal livello medio dei suoi studenti, docenti, ricercatori e personale. La valorizzazione delle eccellenze non può e non deve venire a discapito di una sempre più ampia diffusione di conoscenza, requisito fondamentale per una società migliore, più democratica e più consapevole. Senza tutto questo, non possiamo pensare di essere in grado di affrontare con coscienza le sfide che il futuro ci offrirà, a partire proprio dalla quarta rivoluzione industriale che inevitabilmente cambierà il nostro modo di vivere e lavorare. Come in tutte le trasformazioni di questo tipo, davanti a noi troveremo due strade. Quella positiva, in termini di migliorato benessere individuale e collettivo, e quella negativa di chi viene sopraffatto dal non progresso. Dobbiamo parlarci chiaro, milioni di posti di lavoro si perderanno nei prossimi anni a causa delle nuove tecnologie. Solo un rilancio culturale dell'intera collettività, con l'università nel ruolo chiave di locomotiva del paese e del progresso, potrà permetterci di affrontare il futuro con la serenità di chi ha il coraggio di innovarsi. A questo punto dobbiamo farci la più semplice delle domande, tutti noi, cittadini, istituzioni. Quale strada vogliamo prendere? Vogliamo una società sempre più divisa e senza giustizia sociale o vogliamo darci la possibilità di crescere attraverso la cultura? In una giornata così importante per il nostro Ateneo vorrei lasciarvi con la speranza di una suggestione. Signor Ministro, mi rivolgo a lei in quanto rappresentante del nostro governo. Perché non cogliamo l'occasione che l'evoluzione industriale ci sta offrendo per rilanciare un vero e proprio rinascimento dell'intero sistema universitario e quindi della società italiana? Quasi 100 anni fa, nel primo dei suoi 3 compiti, un giovane Antonio Gramsci scrisse: «Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza». Grazie e buon anno accademico a tutti.